Il caffè di scimmia viene ricavato, adesso non inorridite, viene ricavato dagli escrementi di scimmia. Perché le scimmie, anche qui per effetto di un monaco in India, ha addestrato le scimmie ad andare a mangiare le pacche del caffè. E dopo andava a raccogliere gli escrementi, che veramente veniva fuori il chicco del caffè. Adesso li potete vedere lì nella fotografia, mescolati gli escrementi. Una volta pulito, una volta tostato, questo è il caffè di scimmia. Ancora adesso c'è qualcuno che lo beve, perché viene venduto. È il caffè più caro che ci sia al mondo, perché una tazzina di caffè costa anche 40-50 euro di questo caffè. Dunque c'è delle persone che lo bevono e si produce questo caffè, perché è prodotto dalle scimmie, cioè dagli escrementi di scimmia, che dicono che prende un aroma particolare passando nell'intestino e tutto quanto, eccetera, 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 eccetera. E boh, questi Da che sono. parte del mondo? Questo qua viene dall'India. Dall'India. Ma avevo letto tra le righe che se lo vuoi lo trovi anche qua a Milano, c'è cioè un posto dove si riesce a trovare. Allora, siamo partiti dall'Etiopia, ritorniamo in Etiopia per vedere come si beve il caffè. Perché io ho avuto il piacere, perché ho frequentato l'Etiopia ormai 3-4 volte, e ogni volta mi fa piacere bere il caffè come lo fanno loro, gli ospiti, come lo bevono loro. Praticamente in cosa consiste? Loro ti fanno accomodare in casa, vanno fuori a tagliare dell'erba, vedete nella casa, mettono dell'erba sul pavimento, prendono le bacche di caffè. E i chicchi di caffè li tostano al momento, se li fanno tostare. Nel frattempo mettono dell'incenso per fare la stanza, per avere un po' di profumi diversi, perciò l'incenso si mescola con l'aroma del caffè tostato e crea proprio un'atmosfera tutta particolare. Dopodiché, una volta tostato il caffè, col pestello a mano, piano piano, lo riducono in polvere. Lo buttano dentro in questa, che si chiama, ha un nome particolare, questa, si chiama, aspetta, la gebena, è una specie, vedete come specie di alambicchetto, viene messo dentro la polvere di caffè, viene fatto bollire, dopodiché viene versato nelle tazzine, si deve bere 3 volte, si fa giro 3 volte quel caffè. In particolare, loro mettono le tazzine a seconda degli ospiti, mettono poi una tazzina in più. Allora gli avevo chiesto, dico, come mai che noi eravamo allora un po' di gente, insomma, e rimaneva sempre una tazzina vuota. Fa, quella tazzina lì è per gli spiriti, la teniamo lì, se capita lo spirito, di bello. Comunque il caffè bevuto in questa maniera, fatto così in Etiopia, che loro hanno la qualità eccelsa, io non ho mai più bevuto al mondo. Cioè, non esiste caffè qua che facciamo noi, che questo qui ha un aroma che è veramente eccezionale. Dopo chiaramente non bisogna soffrire di berlo la sera, perché ne devi bere 3 per l'amicizia, perché sennò sarebbe, è sgradevole bere solo il primo e dopo basta, perché loro lo rifanno 3 volte praticamente il caffè. Ecco, perciò il caffè è un motivo di aggregazione proprio per le donne. Soprattutto per le donne che durante la giornata si riuniscono proprio tra di loro, proprio per bere il caffè e fare le 4 chiacchiere. Loro non hanno possibilità di andare a bar, però il caffè e questa cerimonia qua la fanno sistematicamente tutti i giorni. Concludo con una frase che mi ha fatto un po' così sorridere, Edoardo De Filippo. Ha detto: quando morirò, portami un caffè e vedrai che io risuscito come Lazzaro. Allora, abbiamo visto quante storie che ci sono in un caffè, e pensare che tutto è cominciato dalla curiosità di alcune capre in Etiopia. Ecco, io avrei finito. Grazie. Ecco, perciò adesso, oltre ad aver capito l'altra volta col dottore gli effetti del caffè, adesso sapete un po' di storia, un pochettino, perché sarebbe un sacco di aneddoti. Comunque io ho cercato di stringere al massimo, diciamo, tutta per condensare tutti in un'oretta, per farvi vedere, almeno di fare il giro del mondo e capire da dove viene fuori il caffè. E soprattutto vorrei che quando andate al bar sorridete mangiando un croissant, dite: eccolo qua, adesso mi mangio il turco. Quello che è una
cosa carina, perché il caffè portato dai turchi e anche ce li mangiamo. Ecco, se non avete altro da dire, ci vediamo al prossimo anno. Bravo. È andato lì ospite per il caffè lì. Sì. Quante ore c'è stata? Dimenticavo di dire, quando si va per il caffè da loro, ospiti in casa sua, minimo un'ora e mezza. C'è un caffè un'ora e mezza. Sì. Tanto ti accomodi, dopo delle volte ti portano delle piccole fave da mangiare nel frattempo, ma è bello perché senti l'aroma, cioè vedi tutte le operazioni proprio fanno davanti a te, ti fanno tutte queste operazioni. Mettono lo zucchero o no? Sì. Meno male. Mettono lo zucchero prima di versare il caffè. E dopo un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, perché non vengono fuori i fondi dal bricchetto, loro hanno un piccolo tappo fatto di crine, fanno le crine e lo assottigliano, lo mettono nel beccuccio e poi versano. Così trattengono anche i fondi. E questa è la loro cerimonia e come vi dicevo io non ho mai bevuto al mondo caffè più buono di quello lì. Sarà perché c'è tutta la cerimonia, sarà perché c'è l'atmosfera, però il gusto di quel caffè lì fatto al momento, tostato al momento, non ha paragoni con i nostri caffè, non c'è nessun paragone. È impagabile, comunque sono abitudini che hanno loro, perciò loro detengono la patria del caffè, infatti il caffè arabico che viene dall'Etiopia non tra i migliori. Dopo tutte quante le altre che sono in giro sono qualità buonissime, però sono nate tutte da quella pianta che è arrivata fuori dall'Arabia, cioè dall'Etiopia. Ma non piace per la torrefazione, diciamo, perché io l'ho saputo a Porto Rico, ma fa letteralmente schifo perché non c'è la torrefazione. Sì, perché non sono capaci di fare la torrefazione come noi. Noi siamo molto esperti. Noi adesso qua in Italia, come le dicevo, il caffè migliore è in Italia e quello più buono invece è quello in Etiopia. Comunque, perché noi facciamo le miscele, riescono a combinare diversi cosi loro. Cioè, nella tostatura fanno mescolano i vari. Infatti, i famosi, diciamo, i sommelier delle fabbriche di caffè sono i più importanti di tutti perché devono fare un blend di caffè che sia sempre uguale. Perciò, devono prendere i chicchi da una parte, i chicchi da quell'altra e mescolarli per fare ogni ditta di caffè. Prendete, non so, i Paluani, dopo chi sei, gli altri. Non Paluani, scusi, la Bazza, sì, e altri chicchi di caffè. Sono tutti uno diverso dall'altro, che non hanno lo stesso gusto, perché tutti quanti fanno delle miscele diverse, è come il vino, chi fa le mescolanze di vino è chiaro, lo stesso succede per il caffè. Dopo chiaramente ci sono i caffè invece da piscolo, e quelli si capiscono subito, quindi la qualità più scarta che viene data a pochi prezzo, perciò quando prendete un caffè a poco prezzo capite benissimo, estrapolando tutto quanto, saltando di palo in frasca, è come l'olio, non si può prendere l'olio a 3 euro al litro quando io lo pago a 11 euro, cioè quello che diamo a 3 euro al litro è lo stesso olio di 11 euro al litro, no? È lo stesso il caffè, se spendete poco per il caffè avete poco, se prendete tanto facilmente avete dei grani, il migliore di tutti sarebbe prendersi i grani e macinarseli a casa e farseli, prenderlo in grano, ormai chi è? Non usa più nessuno, ormai chi? Sì. Ecco, perciò lei è brava perché così si mette a macinarselo e perché il chicco racchiude ancora l'aroma del caffè e la tostatura, mentre quando è macinato, nonostante lo mettano sotto vuoto, è la stessa cosa. Perciò immaginate quando appunto anche lì in Etiopia dal chicco verde viene tostato in quel momento lì e poi ancora caldo viene poi macinato, capite che la fragranza è racchiusa tutta lì. Questo è il merito, insomma. Bene, grazie, arrivederci alla prossima.